sembra di essere ritornata agli albori di quando usavo i video con questo microfono. Mi sembra di essere ritornata a quando l'inquadratura faceva abbastanza schifo ed era dal basso, però per questa tipologia di video non riesco a mettere il cavalletto perché poi non si vedrebbe niente, si vedrebbe troppo dall'alto e appunto non è bello. Comunque non fateci caso a questa cosa. Comunque, come state? Io spero tutto bene. Oggi ci troviamo nella mia cucina perché andremo a fare un mukbang insieme, ossia pranzo. Mi sono preparata questa cosa, vabbè, ve la faccio vedere se no mi scorga tutto. Ho appena registrato un video, infatti mi vedrete magari vestita uguale allo scorso video e sicuramente c'è l'orologio che non aiuta, ma tanto con questo microfono sicuramente non si sentirà tantissimo. Se si sentirà, scusate, facciamo che questo è un video un po' chiacchiericcio, non è proprio propriamente ASMR, facciamo così, una specie di vlog per spiegarvi un pochino questo mese, per non so, rendervi partecipi un pochino di quello che sto facendo perché sono un pochino più assente sul canale YouTube, eccetera. Comunque, ora vi faccio vedere cosa andrò a mangiare. Praticamente per pranzo ho fatto questo frullato, mamma mia, buonissimo, con una banana grande, latte di mandorla senza zucchero, un pochino di cucumbero, un pochino di melone e due fragole, e poi qua ci ho messo il cocco e ora le andiamo a decorare con le mandorle. Queste qua sono buonissime e poi le andiamo a decorare con il mio pranzo, perché cioè, allora, di solito io non pranzo così, di solito mangio seriamente tipo pesce, carne, uova, eccetera, però oggi mi andava di fare qualcosa di diverso. Sto contando, aspettate un attimo, se no mi metto davvero 3000. Tostate sono la cosa più buona del mondo. Non potete capire, ragazzi. Andiamo a metterci anche queste. E queste sono bellissime. Sono tipo delle mezzelune. Buon, 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 buon. Comunque ho una fame atroce. E infatti ora andremo a mangiare perché cioè sembra tipo la roba dei bambini, lo so. Comunque, questa pettinatura mi fa il viso più cicciotto. Voi siete ingrassati in quarantana? Che poi il frullato non fa rumore. Però mi andava troppo di mangiarlo. Non faccio mai video mac. L'orologio perché mi stava dando noia.
Voi fate mai pranzi del genere? Che è tutta frutta, quindi in teoria è una botta di zuccheri, però dai, qualche volta ci sta, perché non so se anche voi, ma io ad esempio qualche volta mangio proprio col gelato, cioè pranzo proprio col gelato, quindi ho pensato, vabbè, come se mi stessi mangiando un gelato, ma in realtà io lo faccio in casa certe volte, solamente che non ho avuto tempo di mettere le banane in freezer, perché non so, mi è venuta un'idea, in realtà volevo fare i pancake dolci, però poi ho pensato, no, non mi va il frullato. È una cosa buonissima. E poi sembra omogenizzato per bambini. Ma vi giuro ragazzi che è buonissimo. Provatelo, banana, melone, cucumero e latte di mandorla. Buonissimo, proprio. Ah, il cocco dentro, ci ho messo proprio buono. Ragazzi, io credo che farò uscire questo video stasera perché tanto non ci sarà bisogno di tanti tagli. È un video molto chiacchiericcio, parliamo tranquillamente. Una specie di It's time to relax ASMR di Sean McBang. Non so, magari se li volete più spesso io li posso fare. Magari se mi dite per l'argomento io noi possiamo parlare pure di qualcosa mentre mangio. Parliamo un po' di questo periodo, come sto passando questo periodo, come lo sto affrontando e perché sono un po' assente sul canale in questo periodo. Allora, intanto rispondo all'ultima domanda, ossia perché sono un po' assente sul canale in questo periodo. Ok, ho appena fatto l'intro per il video. Allora, sono assente per vari motivi. Allora, uno sono gli esami che devo per forza dare e alla quale sono molto 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 in ritardo. E poi due, perché ho dei progetti lavorativi, due in ballo, di cui uno che sono talmente tanto fiera e ci sto spendendo un sacco di energie e presto ve lo farò vedere qui sul canale, ora non ne posso parlare, però presto ve lo farò vedere e davvero ragazzi sono molto 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 contenta. C'è stato un periodo in realtà della mia vita, un periodo non molto lontano da ora, che non sapevo cosa fare, non sapevo chi ero. A marzo ho passato un brutto periodo, proprio tanto un brutto. Sono successe varie cose che ora non vi sto qui a dire, ed è successa anche una cosa che mi ha fatto davvero molto molto brutto, ecco, però alla fine si supera tutto. L'ho superata, non vi dirò cosa e niente perché non è importante, perché ormai è passato e ormai non fa più parte di me quella cosa, quindi non ha nemmeno senso, non ci penso più, eccetera. E se penso a dove ero 2 mesi fa e a dove sono ora, mi fa davvero davvero tanto strano perché ho sempre seminato, seminato, seminato e mi ha raccolto e ora sto raccogliendo un sacco di cose e sono un sacco contenta. Comunque, questa cosa qua, non fateci caso, ma davvero non ci posso fare niente, è bruttissima, lo so. Vabbè,
come vi dicevo, ho passato quel brutto periodo, però ora sto molto molto meglio e più che altro si stanno realizzando sogni che avevo e sono molto 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 contenta, diciamo davvero un sacco un sacco grata. E ora mi sto programmando un po' quest'estate, il prossimo anno in realtà, perché il prossimo anno finisco scuola e poi il prossimo anno ho un programma di fare tante cose, una in particolare, e niente, mi sto programmando per il prossimo anno, un po' l'ansia di tutto ciò. Che non si direbbe, ma io sono una persona parecchio ansiosa, che mi conosce lo sa. Più che altro lo ero al liceo, ora non lo sono più di tanto, però comunque penso insomma al futuro eccetera. Quest'anno sono capitate un sacco di cose. Il 2019 è stato bellissimo, ad esempio, il 2020 non tanto, però spero in miracoli. No, vabbè, sto scherzando. Spero che vada tutto per il verso giusto, come deve andare quest'estate, come deve andare insomma a fine anno. Non vi sto dicendo molto, però il succo del discorso è che ho un sacco di cose in programma e tante 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 che mi stanno occupando molto 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 la testa e voglio che vadano avanti, però mi ci devo impegnare per queste cose. E anche YouTube sta andando molto molto bene, in realtà questo periodo lo sto vedendo. Ho visto questa tipologia di video da un sacco di persone, però non mi ricordo se loro parlavano o no. Questo era uno dei miei pranzi tipici di quando ero vegana. E tipo venivo da scuola, mi facevo questi frullatoni con un sacco di frutta secca, eccetera. Però mi ricordo, e chi mi conosce lo sa, in quel periodo ero molto 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 gracilina. Cioè ora ad esempio più o meno roba sulle braccia ce l'ho, cioè ci vado troppo fiera, non so se vedete. Prima proprio questo braccio, cioè non aveva nemmeno questa lieve collina, era praticamente scheletrico proprio, perché appunto non ingerendo proteine la massa magra non c'era, solamente grassi di frutta secca e zuccheri. E vabbè, ora ovviamente non sono più vegana, mangio carne e pesce normalmente e infatti io mi sento proprio più forte, ho messo su, c'ha comunque massa magra e ovviamente non voglio diventare una bodybuilder, anche perché non mi piace, però comunque un qualcosa di tranquillo, ecco, rimanere al mio peso, cioè sarebbe la cosa più bella insomma. Comunque, non so se lo fate anche voi, ma nel frullato ogni volta che mi finiscono i pezzettini di roba, che poi sembra omogenizzato, mi dispiace. Magari alzo un po' la visuale, non so se a qualcuno può fare schifo. Stavo dicendo, sì, appena finiscono i pezzettini di roba ce li rimetto subito dentro. Tipo refill oppure bis.
Io mentre mangio di solito guardo serie TV e sto guardando ultimamente Shameless, la sesta stagione, bellissima ragazzi, vedete Shameless assolutamente. Poi sto guardando Gossip Girl che non l'avevo mai visto. Poi sto guardando Gilmore Girls. Sto seguendo un sacco di serie ultimamente, una attaccata all'altra. Sto seguendo tutte queste serie tutte in una. Ma più che altro perché tutte queste serie me le sto ascoltando in inglese per farmi l'orecchio. E poi sto ricominciando a vedere un sacco di video su YouTube di ragazze straniere in inglese sempre perché voglio incrementare, voglio un po' migliorarmi con la lingua. Il rallentatore non è ancora finito, però credo che poi si vediamo un po' di roba. Però ho finito le nocciole. Ah no, ce n'è tipo mezza. Comunque dai, sicuramente non sono l'unica che mangia così a pranzo. Io di solito faccio due pasti al giorno. Allora, io non l'ho finito, però direi che questo video è durato abbastanza. Vi ho detto un pochino tutto quello che sta succedendo in questo periodo e non so, anzi, ora vi dico, se volete che parli di qualcosa durante questi video, ditemelo, che ne posso fare tanti altri e possiamo parlare insieme un po' di vari temi. Che ne so, ditemi temi, io vi dirò la mia esperienza al riguardo, magari ne possiamo parlare insieme, che ne so, lavorativi, scuola, maturità. Mi avete detto di parlare della maturità, però non ne posso parlare ora perché non chiamerò questo titolo la mia maturità, perché appunto ne sto parlando al minuto 27, però è stata abbastanza traumatica e abbastanza leggera e abbastanza comica e abbastanza tragica allo stesso tempo, quindi sicuramente in un prossimo, mentre mangio, ci sarà il video sulla maturità. Poi fatemi sapere se avete dei temi, qualcosa, e io posso parlarne tranquillamente. Io ora mi finisco il mio frullato mentre guardo qualcosa, non so, Shameless o qualcosa del genere. E niente,
te, non so se ho detto qualcosa di utile in questo video oppure se si sarà sentito qualche rumore oppure se semplicemente vi ero rilassato, però appunto era un video molto casereccio, cioè capitemi, molto così, perché ultimamente non li sto facendo più in realtà, ci sto mettendo molto impegno sui miei video ultimamente e anche la, sapete, aumentata la qualità dell'audio, del video. Cerco sempre di fare un luci e ombra carino, anche se non ho una ring light o qualcosa del genere. Cerco, diciamo, con le poche cose che ho, di arrangiarmi, ecco, tipo la pila di libri oppure la lampada puntata in faccia, tutte queste cose qua, perché ovviamente non ho attrezzature buone. Però comunque cerco di sfruttarle al meglio, no, le cose che ho. Secondo me per fare dei buoni video ASMR non serve proprio per forza l'attrezzatura costosissima, ecco, e me lo state dimostrando perché state crescendo davvero, davvero, davvero tantissimi ragazzi, io non ho parole e mi avete lasciato anche un sacco di commenti sotto lo scorso video, ma è andato proprio tanto, io non pensavo perché era un'idea che mi era venuta così, cioè vi giuro, mentre mi stavo truccando per un video, ho detto che video faccio oggi, poi ho detto se mai posso fare quello, chi sei, cose del genere, no? E mi è piaciuto un sacco, visto che avete partecipato in tantissimi ragazzi, è stato un sacco divertente e un sacco bello scoprire da dove mi seguite, quanti anni avete. Io ho visto che mi seguite in tantissimi piccolissimi, tipo 13 anni, 15 anni. Siete piccolini, piccolini. Che poi mi ha fatto morire un commento e se mi stai guardando davvero mi ha fatto morire un commento che mi ha scritto tipo siete piccolissimi perché tu sei grandissima. Mi ha fatto morire davvero, io, cioè mi ha fatto fare le peggio risate, però diciamo che lo dico perché io purtroppo mi sento sempre più grande, ok? C'ho 20 anni, però mi viene sempre l'agitazione, oh mio Dio, 20 anni, i 30 sono cioè qui, insomma. E so che dovrei vivermela con molta meno ansia. E quindi niente, vi ringrazio tantissimo di aver partecipato al gioco e forse mi sa proprio che farò altre sfide del genere, altri giochi del genere perché sono davvero belli, cioè interagire con voi, eccetera, mi ha fatto davvero un sacco piacere, ragazzi. E non so, poi lasciatemi qui sotto in un commentino tutto ciò che insomma volete, i temi per questi video, magari non mangerò più frullati eccetera, però ci mandava troppo. Comunque non sono molto brava col soft spoken, quindi avrò una voce un po' strana. Ditemi anche voi che mangiate così a pranzo, qualche volta, non sempre, ma qualche volta ci sta. Perché appunto sono una botta di zuccheri. Programmi per la giornata. Allora, ora finisco il mio pranzo. Dopo vado sicuramente a fare un altro video perché stando tra virgolette a casa da sola più o meno. Ora riesco un pochino di più. Vado a fare appunto questi altri video. Dopo lavoro un pochino, studio un po'. Poi forse mi dedico anche al video per il secondo canale, che lì esce tipo una volta a settimana. E stavo pensando di farvi una sorpresa sul secondo canale, quindi se non mi siete qui andatemi a seguire qui sotto e leggete l'info box, ragazzi, teniamoci in contatto. Le due pagine Instagram, wishlist Amazon, tutto insomma per seguirmi giù. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!